Senza Turner non ci difendeva più nessuno. Credimi, Hazel. Volevo tornare a casa da eroe. Ma ora che comanda Pearson, potrei non tornare affatto. Buon Natale, Turner. Ah, Turner. Pearson ha fatto diventare caporale il campagnolo. Chissà che ne penseresti. Probabilmente che tu sei il solito stronzo, Aiello. Non è questo il momento. A Turner! Il solito fortunato. Sempre il primo, eh? Vi conviene darmi retta. Godetevi la serata, ragazzi, perché domani appena arriva il convoglio, voi sarete in prima linea a difenderlo. E Turner non sarà certo lì a proteggervi! Calma! Calma. Sei caporale ora, eh? Allora aiutami tu a calmarmi. Forza. Dammi una scusa. Ecco, come pensavo. Sono stato con lui 6 anni. 6 anni. Buon Natale del cazzo. Il convoglio è vicino ed è compito nostro farlo arrivare fino al Reno. Adesso dobbiamo solo sopravvivere al freddo e a Pearson. Belli stivali, College. Sembrano nuovi. Già, li ha fregati un riservista. Un ragazzino morto congelato. Se Pearson fosse così taccagno, non sarei costretto a rubare. Tranquillo. Al riservista non serviranno. Dov'è il campagnolo che conoscevo? Se lo vedi, fammi un fischio. Gran bel Natale, ragazzi. Già. Perché dovrei sognare di starmi nel calduccio con la mia ragazza? Quando sono qui a congelarmi il culo con voi. Cazzo, arriva. Oh, Aiello, la mitragliatrice. Sì, sergente. Sergente, altre giacche o coperte? State benissimo così. A est sono messi male. Prendi delle munizioni, devi rifornirli. Senza quei colpi, Aiello resterà a secco. Allora è meglio non sprecare neppure un colpo. Allora ragazzi, eccoci qua, nuovo episodio di Call of Duty World War II. Ciao a tutti, salve a tutti, ciao a tutti, vabbè, la stessa cosa, insomma, avete capito. Allora, andiamo a consegnare queste munizioni. Intanto, come al solito, a inizio episodio vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale, se vi va. E andiamo a portare queste munizioni a lui? No. A lui. Che ci fai in questa parte della foresta? Ho delle munizioni. Eccolo qui, il nostro Babbo Natale di fiducia. Un regalo di Natale. Beh, che devo fa? Ah, ok. Che ci hai portato? Cioccolato, calzini asciutti. Cazzo, crocchi alla collina, ore 12. Arma bloccata. Daniel, falli fuori. E mira. Finito, occhi aperti. Io dove devo andare? Che cazzo sta succedendo? Sono i nostri. Eccone un altro. Non ho capito. Cazzo,
Ah, ok. Ok, dobbiamo fare rapporto a Pearson. Con un tecnico così bravo? Howard era nella compagnia che ha preso il crinale. Non credo li lasciano combattere. Sì, già. Ci lasciano anche morire. Bene. Arriverà il convoglio e i crucchi scateneranno l'inferno. Non ci sono riserve. Siamo noi le riserve. Dovremmo chiedere supporto aereo. Guarda. Daniels si ricorda di essere un caporale. La radio funziona. Sì, meglio non farci affidamento. I nostri piloti sono già impegnati. Convoglio qui con le scorte, facciamo rifornimento. Assicuriamoci che questi ragazzi arrivino. Sì, sono rimasti lì. Porca puttana. Mi sono impallato sull'albero. La meraviglia. Vogliono fiaccarci prima di attaccare. Dobbiamo trovare Pearson. E niente, il tizio che taglia l'erba si è messo a tagliare ancora l'erba. E niente, ragazzi, se sentite rumore non è colpa mia, purtroppo se lo beccamo in tutta la sua magnificenza al taglia erba. Sto disgraziato. Proprio quando sto a registrare. Li sistema al giardino proprio quando registro io. Sì. Ok. Quasi finito, io sono morto. Mamma mia ragazzi, quanto è urto. Cioè un urto mi produce giocare con questo. Che taglia l'erba o taglia quello che cazzo sta tagliando. Subito. Rover Joe, Rover Joe. Qui Dagwood White 5. Chiediamo supporto aereo. Ricevuto Dagwood White 5. No, non te. No.
Tocca guidare l'aereo. 509 qui comando. Richiesta urgente di supporto aereo ravvicinato. Richiamate la squadra appena raggiungete l'area bersaglio. Ricevuto. Eseguiremo appena i bombardieri saranno al sicuro. Rotta modificata. Siamo a 3 minuti dalla zona bersaglio. Proteggiamo i pezzi da 90. Fuoco di contraerea nemico. Evitate il fuoco di contraerea. Andando bene, forse. Non voglio fa danni. Ma che vo... Ma dai! Portiamoci in testa al gruppo di volo! La contraerea si sta calmando. Facciamo attenzione ai gruppi. Io sono montato sopra, ma so dettagli. Nemici a ore 2, in alto! Eccoli, eccoli! Non devono colpire i bombardieri, all'attacco! Un altro gruppo a ore 9, sono veloci! Muovi il culo e aiuta le spalle! Da che parte stai? Capra? No, cabra forse. Non è facile, eh. Occhio, altra contraerea. Ho parlato troppo presto. Subiamo danni. Tutti i sistemi in avaria. Mayday, mayday, mayday. Colpiti. Motore sinistro fuori uso. Siamo colpiti. Al bersaglio. Ecco che tornano. Ancora. Interrompi il fuoco amico.
Scusami. Non è così easy. Ho capito, frate, non è. La mano. Siamo quasi alla zona bersaglio. Facciamo spazio ai bombardieri. Poche cucite e informazione con me. Comando, qui 509. I bombardieri sono pronti a fornire supporto aereo. Ricevuto 509. Mamma mia sta parte, ragazzi. Impegnata contro fanteria e mezzi blindati nemici. Passo. Rover Joe, Rover Joe. Qui Dogwood White 5. Siamo in condizione critica! Dov'è il nostro supporto aereo? In arrivo, Dogwood White 5, 80 km di distanza, passo! Andiamocene da qui, forza! Veloci, dobbiamo tornare al fronte! Aio, aio! Via, via, via! Sono dietro di noi! Arriva il supporto aereo! Non duriamo molto! Beh sì, va bene, ciao, 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 ciao. Dove cavolo sono? No, 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 figa! C'ha la puttana Eva, oh! La mitragliatrice non ci posso sta, mi arano. Non ti fa bene in mente di tirare bombette.
Gli servirebbero munizioni. Potrebbe... Qualcuno è così gentile? No. Teniamo d'occhio quegli alberi. Occhio, i crucchi torneranno presto. Movimenti tra gli alberi. Che so, carri armati? Ah, sono i nostri, perfetto. Dove sta? Quale carri? Ma dai, dai! Mannaggia, oh mannaggia! È voluto? Sì, ok, perché un'altra morte non la sopporto.
T-47! Giù! Mamma mia che botta! Nelle orecchie. Sì? Nonostante i tentativi di Pearson di ucciderci, siamo riusciti a difendere il convoglio. È stato un gran brutto colpo per i crocchi. Turner ne sarebbe fiero. Allora, dunque, ragazzi, facciamo così. Siccome l'episodio è durato abbastanza e c'è anche il tagliaerba che rompe i sottoscritti, io direi che per questo episodio è tutto. Io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportarci. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!